Buongiorno, buongiorno e benvenuti a TG Prima. In apertura il Congresso americano ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti d'America al termine della seduta a Camere Riunite per certificarne i voti del collegio elettorale vinto dal ticket Dem con 306 voti contro i 233 di quello repubblicano. Ma è stato un pomeriggio turbolento a Washington, perché un gruppo di sostenitori del presidente in carica degli Stati Uniti, uscente Donald Trump, ha fatto irruzione negli edifici del Parlamento americano a Capitol Hill, mentre era in corso la seduta per la proclamazione ufficiale della vittoria di Joe Biden nelle ultime presidenziali. Complice il clima di sospetti e di brogli alimentato dal presidente uscente e finora mai certificati, si è scatenata una guerriglia all'interno delle stanze del potere americano. Si sono verificati scontri con la polizia e anche dei feriti, oltre che 4 morti nell'assalto. Sono stati 52 a fine serata gli arresti a Washington, di cui 27 a Capitol Hill. Donald Trump, durante l'attacco, ha continuato ad aizzare il fuoco, pur invitando i suoi sostenitori a ritornare a casa. Mike Pence, vicepresidente di Trump, ha invece detto: "Non avete vinto, la violenza non vince mai. Biden ed Harris giureranno il 20 gennaio di quest'anno." Torniamo in Italia, da oggi zona gialla rinforzata e riapertura delle scuole in presenza, ma solo per i più piccoli, per le scuole materne, elementari e medie, tranne che in Campania, Puglia e Calabria. Gli studenti delle superiori riprenderanno con la didattica a distanza e solo in Alto Adige si va in aula. Bar e ristoranti possono riaprire ovunque, ma fino alle ore 18, poi è consentito solo l'asporto e domicilio, ma fino alle ore 22. Tutti aperti, anche i negozi, compresi i centri commerciali. Nel fine settimana invece si proseguirà con le regole della zona arancione e dunque spostamenti limitati all'interno del comune in cui ci si trova con le consuete deroghe. Per chi ha trascorso in un'altra regione le festività natalizie sarà comunque possibile tornare a casa. Ultimo giorno di didattica a distanza per le superiori. I ragazzi torneranno in classe lunedì 11 al 50%, tranne in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Campania, Calabria e Molise. Numeri ancora alti sui contagi da coronavirus in Italia, così come conferma l'unità di crisi della Protezione Civile in sincrono con i dati del Ministero della Salute. Si registrano 548 vittime nelle ultime 24 ore in Italia e 20.331 nuovi positivi a fronte di 178.596 tamponi effettuati. Il tasso di positività è all'11,38%, resta quindi stabile il rapporto tra positivi e test analizzati. Calano di 225 unità i ricoveri con sintomi, aumentano di 2 quelli in terapia intensiva. Dopo l'autorizzazione dell'Agenzia Europea del Farmaco, domani si riunirà anche l'AIFA ed il ministro Speranza ha commentato: è un passo avanti, ma la sfida è ancora dura. E adesso il punto per quanto riguarda i contagi da coronavirus nella regione Campania, con il consueto bollettino dell'unità di crisi della Protezione Civile. I positivi Covid del giorno in Campania sono 1.361 su 17.212 tamponi effettuati. I deceduti sono 19, 5 nelle ultime 48 ore e 14 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 1.364. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva occupati sono 99 su 656 disponibili. Invece per quanto concerne i posti letto di degenza occupati sono 1.362, mentre quelli disponibili tra offerta pubblica e privata sono 3.160. Con circa 321.000 somministrazioni finora effettuate, l'Italia è il primo paese nell'Unione Europea per numero di vaccinazioni contro il Covid-19 e si posiziona all'ottavo posto nella classifica della scacchiera mondiale. È quanto emerge dall'attività di ricerca raccolta nel sito Our World in Data, le cui fonti sono i ministeri della salute dei vari paesi. Nei primi 10 posti nell'ordine ci sono Israele, Emirati Arabi, Bahrain, Stati Uniti, Gran Bretagna, Danimarca, Russia, Italia, Germania e Canada.
E adesso cambiamo argomento. Epifania Fortunata, il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia, è stato venduto a Pesaro. Il secondo premio da 2 milioni di euro a Prizzi in provincia di Palermo. Il terzo premio da 1 milione di euro è stato venduto a San Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. La fortuna però bacia anche la Campania. Il quarto premio da 500.000 euro è stato venduto ad Altavilla Erpina in provincia d'Avellino e il quinto ed ultimo premio di categoria da 500.000 euro è andato a Caverzere in provincia di Venezia. Estratti anche 20 premi di consolazione da 50.000 euro e 100 premi di consolazione da 25.000. Una fabbrica in attivo che, senza nessun preavviso da parte della proprietà, sbarra i cancelli ai suoi operai. Dall'oggi al domani, per gli 81 operai della Merid Bulloni di Castellammare, non c'è più futuro. La volontà è quella di spostare la produzione in Piemonte. Ormai da 20 giorni gli operai presidiano i cancelli della fabbrica per difendere il loro posto di lavoro ed i loro diritti. Ed anche oggi, nella festa dell'Epifania, giorno consacrato alla famiglia, sono in strada sotto la pioggia. A spiegarlo è il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. E noi siamo con loro per ribadire che non assisteremo al depauperamento delle attività produttive in Campania. Non tolleriamo i comportamenti indegni e la mentalità di alcuni imprenditori del nord che utilizzano il sud come sputacchiera sociale ed economica. Noi continueremo a stare al fianco dei lavoratori della Merid Bulloni perché è una guerra di dignità sacra per i lavoratori del nord quanto quelli del sud. Conclude Borrelli, coadiuvato da Fiorella Zabatta, membro dell'esecutivo nazionale di Europa Verde, ed Elena Marini, esponente di Europa Verde di Castellammare di Stabia, che hanno passato la giornata dell'Epifania al presidio degli operai fuori i cancelli della fabbrica. E adesso il punto per quanto riguarda i contagi da coronavirus nella provincia di Caserta. Aumentano ancora i positivi secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL della Terra di Lavoro. Infatti sono 218 i nuovi positivi del giorno, l'11,9% dei 1.740 tamponi processati. Sono 6 le vittime che si registrano ad Arienzo, Aversa, Castelvolturno, Lusciano, Sant'Arpino e Trento Laducenta. I guariti invece sono 223, con gli attuali positivi che diminuiscono di 21 unità e raggiungono quota 4.077. Sono stati consegnati ieri mattina ai bimbi del reparto pediatria dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta i doni del Club Campano 4x4 Adventure, organizzazione sempre attenta alle emergenze sociali del territorio e protagonista di iniziative puntuali ed analoghe in tutta la provincia. Oltre a giocattoli e doni graditi ai bambini e alle loro famiglie, il club ha consegnato dei kit composti da dispositivi medici nasali ed altro materiale di utilità pediatrica. Il tutto si è svolto nel rispetto di tutte le norme e le precauzioni in materia anti-Covid, alla presenza del personale medico ed infermieristico, dirigenti e volontari. Abbiamo scelto di regalare un pizzico di felicità ai bimbi meno fortunati, alle loro famiglie, costrette tra le quattro mura dell'ospedale. A spiegarlo è Carlo Russo, presidente del club 4x4 Adventure. E lo abbiamo fatto in un giorno reso ancora più simbolico dall'emergenza coronavirus. Approfitto per ringraziare la direzione del nosocomio ed il personale sanitario che sta facendo un lavoro straordinario, tutti i soci che hanno contribuito in ogni modo alla realizzazione di questa indimenticabile mattinata di festa, perché possiamo dire che per noi lo è stata senza alcun dubbio. E adesso cambiamo argomento perché è arrivato il momento dello sport. Tantissime sono le occasioni buttate ed un solo gol fatto. Chi sbaglia paga. Sconfitta per 2-1 al Diego Armando Maradona contro lo Spezia e pomeriggio no per il Napoli, che con oltre 20 tiri in porta nella sfida contro i Liguri non è riuscito a portare a casa i 3 punti che avrebbero permesso ai partenopei di accorciare sia sul Milan che sull'Inter, sconfitte rispettivamente da Juventus e Sampdoria. Nel post-gara il mister Gennaro Gattuso è affranto. È da tempo che ci portiamo dietro questo problema, siamo la prima squadra in Europa per quanto riguarda i tiri in porta. Non accettiamo che possiamo prendere l'1-1 e compromettiamo le partite con il nervosismo. È stata una partita di grande qualità, ma sotto porta serve veleno e cattiveria. Quest'anno stiamo buttando delle partite incredibili. Umori diversi invece in casa Benevento che vince e convince.
Ma Pippo Inzaghi, l'allenatore dei Sanniti, predica comunque calma. Questa è la fotografia di una squadra che, dopo il successo maturato ieri alla Sardegna Arena, non sembra voler smettere di sorprendere. L'1-2 contro il Cagliari proietta i ragazzi di Inzaghi a quota 21 punti in classifica, tanti quanti raccolti nell'intero campionato 2017-2018. E già questo può bastare per capire il cammino compiuto fino ad oggi. All'interno della squadra e della società tante note liete, un equilibrio ritrovato, una squadra ben messa in campo, un gioco fluido e ben riconoscibile. Noi, sorpresa? Mancano 19 punti alla salvezza, ha detto il tecnico Inzaghi a fine gara, che evidentemente non vuole fare troppi voli pindarici. L'esperienza dell'ex attaccante, del resto, è tale per predicare calma tra i propri giocatori. Vecchie conferme come Schiattarella e Sau e piacevoli sorprese come Montipò e Tuia. Tra l'altro, match winner proprio contro il Cagliari. Chiunque scenda in campo ha la giusta mentalità al di là del risultato e questo è un gran merito da parte di tutto l'ambiente, società e staff che non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso. E con lo sport era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sui canali di Teleprima.